Una donna che si è data fuoco per strada e in tanti invece di soccorrerla hanno sentito la necessità di registrarla con il proprio smartphone, quindi è davvero la necessità di vetrinizzare l'orrore. Cosa ne pensa lei di questo terribile fatto? Ma fa parte un po' di questo meccanismo perverso del registrare tutto quello che facciamo, dal food porn quando andiamo a pranzo, a cena, dal menu, registriamo tutte le portate, fino al fatto che vediamo una donna che decide di far finire la sua vita, che si dà fuoco, e invece di darle aiuto, invece di tentare di fermarla, come insomma l'umanità vuole, noi ci mettiamo a registrare e cerchiamo di pubblicarla prima degli altri sul nostro canale social. È qualcosa che veramente provoca tanta sofferenza e che ci deve far riflettere su quello che siamo e su come siamo diventati, perché spettacolarizzare l'orrore, vetrinizzare momenti che possono essere di grande dolore, di grande anche non avere rispetto. Io ricordo una delle regole giornalistiche quando iniziai a fare il giovane cronista, era che per esempio non bisognava dare le notizie dei suicidi per rispetto alla persona che aveva fatto quel gesto. Ecco, oggi siamo all'assurdo, con la disintermediazione che va a disinnescare tutto, che non tiene conto dei valori e che permette di mettere online delle immagini che sono veramente raccapriccianti. La spettacolarizzazione di tutto, davvero anche delle tragedie poi che vengono postate sui social. A proposito di social, professore, abbiamo parlato in un'intervista precedente dell'importanza che TikTok, questo nuovo social cinese, sta avendo, davvero tanta. Ecco, lei scrive in un suo articolo che entro settembre Microsoft proverà ad acquistare il potente social cinese. Questa è un'operazione guidata e voluta anche da Trump e dalla Casa Bianca? Sì, è un'operazione con la benedizione della Casa Bianca e Microsoft si sta dando molto da fare, sicuramente non per fare un favore soltanto a Trump, ma perché c'è un business dietro importantissimo. Non dimentichiamoci che Microsoft è proprietaria di LinkedIn, ha tutta una parte di mercato scoperta e in questo modo andrebbe ad avere un ruolo importante nella competizione con Zuckerberg e quindi con il gruppo Facebook, Instagram, WhatsApp. Instagram nel frattempo ha creato le Reels che sono, diciamo, dei video veloci simili a quelli di TikTok, quindi sarà una guerra senza confine e sarà un inverno veramente molto caldo e probabilmente ci sarà qualcosa di interessante da scoprire. Se la politica è così sensibile al futuro di TikTok, questo dimostra ancora una volta che tutto passa attraverso la rete e che il potere politico oggi viene sostenuto anche dal web.